Oggi siamo qui appunto in regione dove è venuto direttamente il vice premier e ministro del lavoro Di Maio su una richiesta nostra che andasse incontro a un'esigenza veramente che si è rivelata veramente a un certo punto drammatica per certi versi, perché abbiamo dei lavoratori, la quasi totalità dei lavoratori di Comital ma anche di Lamalù che sono praticamente a reddito zero, senza un sostentamento al reddito da ormai 5 mesi. Noi siamo contenti che il ministro sia venuto qui in prima persona a metterci la faccia e a darci delle rassicurazioni, ma anche poi anche nel tecnico a spiegarci che finalmente potremo avere accesso a questa cassa integrazione. L'unica nota, diciamo, che potrebbe essere negativa è il fatto che la retroattività di questa cassa integrazione non andrebbe a coprire la totalità dei mesi scoperti, perché noi è dal 28 di giugno, dal 18 di giugno che siamo in situazione di sospensione da quando è subentrato il fallimento. La cassa integrazione partirà a tutti gli effetti su richiesta dei curatori, può essere fatta in modo retroattivo dal 29 di settembre, che è poi dall'entrata in vigore del decreto Genova dell'articolo 44. Detto questo, siamo ben felici finalmente di avere accesso a questa cassa integrazione in modo che le nostre famiglie abbiano finalmente un sostentamento al reddito e soprattutto anche per quanto riguarda il discorso vendita, perché i curatori hanno adesso un po' più tempo e magari riescono a ragionare con più calma per quanto riguarda la ricollocazione di questa azienda. Sembra che negli ultimi giorni ci siano stati dei movimenti, negli ultimi tempi intorno alla Comita, ci sono stati sempre dal primo momento, voglio dire, degli interessamenti. Ovviamente a noi quello che interessa poi è un interessamento che sia concreto e che si, voglio dire, si concretizzi e alla fine porti a una vendita effettiva. Quello che abbiamo detto dal primo giorno e ricordo dal 28 di luglio del 2017, ormai sono 15 mesi che siamo in questa situazione, abbiamo tenuto duro, è che questa azienda può avere un futuro, ne siamo convinti e siamo qui ancora per questo a resistere, perché questa azienda, ricordiamolo, se chiude non chiude per mancanza di lavoro, chiude per altre logiche. C'è una proposta di emendamento che consente di pagare la cassa integrazione ai dipendenti dalla fine di settembre per 12 mesi. Naturalmente, trattandosi di un emendamento, segue l'iter parlamentare, noi coinvolgeremo tutti i parlamentari piemontesi perché garantiscano che alla fine dell'iter il decreto, così conosciuto come decreto Genova, contenga questo emendamento. Non c'è un automatismo, però il curatore può chiedere al tribunale di concedere questi ulteriori 12 mesi di cassa. La ratio dell'emendamento è esattamente quello, cioè di consentire alla curatela di chiedere 12 mesi di cassa, sapendo che poi i 12 mesi finiscono e quindi bisognerà lavorare per trovare degli investitori credibili, attendibili, che diano una risposta diciamo, al futuro di Comital. E su questo noi ovviamente siamo impegnati a collaborare per la parte che potremo e sapremo fare. Il difficile adesso sarà trovare, in quest'anno di tempo che si spera sia concesso, un acquirente. Sì, avevamo però bisogno di avere tempo. Come sapete, c'è stata una prima asta che i curatori hanno fatto all'inizio del mese di ottobre, un'asta che è andata deserta e quindi adesso abbiamo davvero bisogno di tempo per poter trovare un acquirente che possa dare un futuro, ovviamente ai lavoratori, ma all'impianto della Comital Lamalù in Volpiano. Quindi abbiamo davvero la necessità di poter lavorare in questa direzione e confidiamo anche da questo punto di vista un aiuto da parte del governo, perché individuare un acquirente, e molti si sono affacciati nel frattempo, ma non c'è mai stata una conclusione del processo, pur trattandosi di un settore che non ha elementi di crisi di sistema. Il settore della fusione dell'alluminio è un settore che dimostra nel mercato segnali positivi e quindi questo ci fa ancora sperare sul fatto che qualche acquirente, probabilmente arrivante, che arriverà da qualche altro paese, possa acquistare questa azienda importante per il nostro territorio. Presidente, Di Maio poco fa ha ribadito che l'alta velocità Torino-Lione non si farà, perché hanno sempre detto come Movimento 5 Stelle che non è un'opera che ha la priorità, ma è uno spreco di soldi. Lei è preoccupato dopo queste ulteriori dichiarazioni? Sono certamente preoccupato anche perché dimostrano che la cosiddetta analisi costi-benefici è una pantomima.
che serve solo per far passare il tempo inutilmente per arrivare poi a una decisione politica, dove la TAV rischia di essere sacrificata sull'altare di altre partite che sono aperte nel governo e che i 5 Stelle non riescono ad ottenere. Per parte nostra, come ho già detto ieri in Consiglio regionale, se il governo arriverà, ma deve arrivare con una proposta in Parlamento, a sospendere i lavori della TAV Torino-Lione, io chiederò al Consiglio regionale di trovare il modo per indire un referendum, una consultazione popolare che faccia pronunciare sul tema tutti i cittadini piemontesi, perché questo pesi nella decisione del Parlamento. Lei crede che la Lega alla fine appoggerà questa decisione del Movimento 5 Stelle? Non lo so, io sento che Salvini, quando elenca le opere da fare, parte dalla Pedemontana Veneta, passa per quella Lombarda, arriva al Terzo Valico e dice che vanno bene. Sulla TAV dice vedremo. Io mi auguro che sciolga questa ambiguità dicendo che anche la TAV si farà. Ed è chiaro che se su un'opera come il TAV viene fuori che dobbiamo dare oltre 20 miliardi, perché 20 miliardi è il minimo, di risarcimenti, perché quelli di prima non solo hanno fatto un accordo internazionale ma hanno firmato anche un accordo col TAP, il rapporto costi-benefici va a farsi benedire. Io credo che ci sia un grande malinteso, secondo me, su questo. Si pensa che si vogliano togliere soldi per investimenti alla città di Torino e alla regione Piemonte. Questo è sbagliato, perché noi vogliamo recuperare soldi per reinvestire lì dove serve. Io credo che la decisione del Consiglio di Amministrazione di ieri di Ferrovie dello Stato di presentare l'offerta per Alitalia è l'inizio di un grande cambiamento per Alitalia. Io ho sempre detto che non voglio salvare Alitalia, voglio rilanciarla, e grazie a quella disponibilità che dà Ferrovie dello Stato a far parte di questo grande progetto può nascere la prima compagnia al mondo che ha gomma, ferro e aereo.